Un caro saluto a tutti, mi chiamo Nicola Armaroli, sono un chimico, lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche e mi è stato conferito il premio Ravani Pellati per la chimica dall'Accademia delle Scienze di Torino. L'Accademia che mi ha chiesto di fare questo breve video parlando della transizione energetica che dobbiamo intraprendere da qui ai prossimi 20-30 anni. E per fare questo volevo condividere con voi delle immagini in modo da seguire più facilmente questa presentazione. Volevo sottolineare soprattutto il fatto del tempo, che non abbiamo più tempo da perdere, bisogna correre per velocizzare appunto la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Qual è il sistema attuale energetico? Un sistema basato sui combustibili fossili per più dell'80%. Ogni anno noi bruciamo circa 15 miliardi di tonnellate di combustibili fossili tra petrolio, carbone e gas. Questo gigantesco fuoco, diciamo così, produce 34 miliardi di tonnellate di CO2, che sono il principale, anche se non l'unico, fattore che influisce sul riscaldamento globale. La concentrazione di CO2 dal 1958, primo anno in cui sono state fatte le misure in un laboratorio remoto alle Hawaii, è aumentata del 30%. Si stima che non sia mai stata così alta negli ultimi 3 milioni di anni. Quindi stiamo facendo veramente un esperimento fuori controllo, il più grande della storia dell'umanità. Il riscaldamento globale è un fatto, vi invito a visitare questo sito della NASA in cui ci sono immagini di ghiacciai in qualunque angolo del mondo 100 anni fa e oggi, che sono direttamente esplicative. Nel frattempo la calotta artica si sta disintegrando e a fine estate mediamente è inferiore del 35% in superficie e del 65% in volume rispetto al 1979. Sta accadendo una catastrofe epocale lassù nel Grande Nord. Il sistema energetico che abbiamo è anche molto inefficiente e lo descrivo facendo vedere questo grafico che sembra complicato ma non lo è. Qui abbiamo tutte le fonti energetiche del sistema energetico degli Stati Uniti. Qui abbiamo gli utilizzi finali, residenziale, commerciale, industriale, trasporti e qui abbiamo che destino ha questa energia. Quella grigio chiara è quella che viene persa essenzialmente come calore. Quella 32% è quella direttamente utilizzata dall'utilizzatore finale. Per capire questo concetto vediamo il petrolio. La maggior parte del petrolio, vedete, va nei trasporti qua giù, però l'80% di questo viene perso in quanto i motori che vanno a combustione sono estremamente inefficienti e quindi solamente il 20% dell'energia, per intenderci, arriva alle ruote degli automezzi. Questo è un disastro insostenibile che dobbiamo abbandonare al più presto. Non abbiamo più tempo, è sottolineato anche molto dal segretario generale dell'ONU. E questa immagine di copertina direi che è più significativa di qualunque parola che io possa pronunciare. In questo contesto l'Unione Europea si è posta gli obiettivi drastici, che è quello al 2030, cioè fra 10 anni, di tagliare drasticamente le emissioni e di tagliare del 55% rispetto al valore del 1990. In pratica questo vuol dire che nei prossimi 10 anni dobbiamo abbattere le emissioni di CO2 e gas climalteranti più di quanto non abbiamo fatto negli ultimi 30 anni. Chiaramente una sfida da far tremare i polsi, perché l'obiettivo al 2050 è di arrivare alla neutralità climatica, il che vuol dire che se avremo emissioni climalteranti in atmosfera, dovranno essere in qualche modo assorbite tipicamente dalla fotosintesi naturale, quindi dalle piante. Ed è una sfida anche questa da far tremare i polsi. Mettiamo in campo anche forse qualche tecnologia per eliminare la CO2, ma di questo parleremo un po' più avanti. La transizione energetica in realtà non è una novità. L'umanità è in transizione dal 1800, quando l'energia era fornita principalmente da legna e biomasse tradizionali, mentre a partire da allora, appunto, il carbone cominciò a sostituire e a integrare le biomasse. Il petrolio successivamente nel XX secolo fece capolino e cominciò a sostituire e integrare il carbone, poi è arrivato il gas, poi qui su abbiamo rinnovabili e nucleare. Quindi sostanzialmente non c'è niente di nuovo sotto il sole, se non che queste transizioni hanno richiesto circa un secolo, quella dalla legna al carbone per esempio. Ma in realtà noi abbiamo molto meno tempo. Come dicevo prima, ci siamo riproposti di cambiare tutto nel giro di 30 anni. Questa è una sfida veramente
terribile. Cerchiamo di essere pratici. Cosa ci serve come cittadini? A noi servono due cose. Servono elettricità e combustibili. Un quarto dei nostri consumi finali di elettricità e tre quarti combustibili. Perché questa quota è così grande di combustibili? Perché ne utilizziamo tantissimi per muoverci e per scaldarci. E questa è una fetta preponderante. Questo ha un consumo enorme anche perché l'efficienza del bruciare qualcosa è molto bassa. La buona notizia è che le tecnologie rinnovabili elettriche sono già disponibili sul mercato, competitive e molto efficienti, mentre non abbiamo altrettante tecnologie per produrre da flussi rinnovabili dei combustibili. Di questo non ho tempo di parlarne e mi soffermerò sulla parte elettrica. La scelta delle rinnovabili è assolutamente come dire, impetuosa. Pensate che quasi il 30% della produzione elettrica mondiale già oggi è rinnovabile. In questi stanno giocando la parte dell'eolico, eolico e fotovoltaico. Questo è il trend di aumento dell'eolico nell'ultimo ventennio, qui del fotovoltaico che è partito dopo, nell'ultimo decennio. Complessivamente la mia stima, abbastanza conservativa, è che vento e fotovoltaico nel 2019 hanno prodotto l'equivalente di oltre 360 centrali nucleari o a carbone. Quindi è un impatto notevole che nessuno anche solo 10 anni fa avrebbe considerato. Noi, per quanto riguarda l'elettricità e l'efficienza, abbiamo alcuni punti da chiarire e da superare. Ad esempio il trasporto leggero, le automobili. L'auto elettrica è un dispositivo che abbatte i consumi energetici. Vediamo come. Questa è un'auto di medie dimensioni, ha una batteria di 40 kWh quando è carica al 100%. 40 kWh equivalgono energeticamente a 4 litri di benzina. Quando noi abbiamo in una auto a combustione interna 4 litri di benzina, la spia della riserva è accesa da lungo tempo, mentre un'auto elettrica è al pieno e con questo pieno può fare 280 km. Quindi possiamo dire che l'auto da 70 km con un litro esiste già ed è l'auto elettrica e le persone la possono comprare direttamente. Una caratteristica dell'auto elettrica è un sistema chiuso, alimentato appunto a solo elettricità. Un'auto elettrica non scambia materia, cioè io l'auto elettrica, sono un autista elettrico, la mia batteria viene sempre con me, è piena di materiali preziosi, ma io non scarico nulla nell'ambiente, non inserisco nulla nella macchina, sono elettricità che può essere 100% rinnovabile, perché o me la posso produrre direttamente sul tetto di casa, molte persone lo fanno, non tutti possono farlo, però io posso stipulare un contratto rinnovabile con una compagnia che vende solo elettricità rinnovabile, ce ne sono tante sul mercato. Quindi io posso con l'auto elettrica cambiare il sistema dal basso e costringere le aziende che producono elettricità a farlo sempre più per via rinnovabile. Non ho questo margine su un'auto a combustibili fossili. Questa è la mia ultima auto a diesel. Ha bruciato nella sua vita di 14 anni 7 volte il suo peso in termini di gasolio ed ha emesso oltre 21 volte il suo peso in termini di CO2. Quindi questo tipo di macchine sono grandi consumatori di materiali, grandi produttori di rifiuti che riversano nell'ambiente senza mai chiudere il cerchio. Noi utilizziamo l'atmosfera come la discarica finale del rifiuto di questo dispositivo dell'auto termica. Per quanto riguarda gli edifici, anche qui si può parlare di elettricità ed efficienza. In che senso? Che noi possiamo riscaldare e raffrescare già oggi le case con le tecnologie disponibili in maniera molto efficiente. Questa è una casa reale, adesso sono uno schema, è una casa che mi sto costruendo. Questa casa produrrà con un pannello fotovoltaico da 12 kW elettricità sul tetto, che verrà accumulata in batteria, che funzionerà anche per alimentare un'automobile da 15.000 km all'anno. E soprattutto questa casa sarà predisposta con pompe di calore geotermiche, cioè dispositivi che vanno nel sottosuolo a 100 metri di profondità a pescare con la temperatura costante di 17 gradi che lì c'è. 17 gradi costanti vuol dire che d'inverno, quando fuori ci sono 0 gradi, io pesco il calore, d'estate, quando fuori ci sono 35 gradi, io posso pescare il fresco. E lo posso fare direttamente sotto casa senza buttare tubi che arrivano a pescare gas dall'Africa, dall'Asia, dalla Siberia o da chissà dove. Quindi queste sono case che possono essere già oggi fattibili e 100% produzione elettrica in loco. La posa delle sonde geotermiche non è particolarmente impegnativa, vedete il buco è molto piccolo, un diametro appena di 16 cm. Occorre un lavoro di circa 2 o 3 giorni e dopodiché uno per decenni ha garantita la fornitura
di calore e di frescura. Queste sono cose che noi possiamo fare già oggi e che dobbiamo fare già oggi, che faremo sempre di più se vogliamo andare verso gli obiettivi europei. Ma in domani cosa possiamo fare? Si parla molto di idrogeno. L'idrogeno di cui parliamo per scopi energetici è l'idrogeno molecolare H2, che ha dei pro e dei contro. Aspetti positivi che possiamo ottenerlo dall'acqua, scindendo l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'altro aspetto è che porta alla decarbonizzazione, non abbiamo C nella molecola di acqua. Ha un'elevata densità di energia, ma solo in peso, cioè un chilo di idrogeno ha un'altissima densità di energia, superiore anche a quella della benzina. E può essere considerato un vettore energetico, cioè una sorta di batteria che io preparo e utilizzo quando ne ho bisogno. Quindi io converto la luce solare in idrogeno, dopodiché l'idrogeno mi serve in qualche modo, devo riconvertire. Quindi è appunto un vettore, una sorta di batteria. Gli aspetti negativi è che deve essere prodotto, perché non esiste l'idrogeno molecolare, il suo uso è inefficiente perché appunto devo produrlo e poi riconvertirlo laddove e come mi serve. E ogni volta che io converto energia ho un'inevitabile inefficienza. Ha una bassa densità di energia in volume perché le sue molecole non sono accavalate le une sulle altre come in un liquido, come nella benzina, è un gas, quindi non si toccano. Per fare in modo di avere dei volumi, delle dimensioni accettabili, devo comprimere questo gas ad elevate pressioni. E poi devo trasportarlo e trasportare un gas è complicato, anche perché l'idrogeno è una molecola piccolissima, con degli inconvenienti. L'idrogeno viene tipicamente declinato a colori, oggi viene prodotto principalmente da metano, petrolio, il cosiddetto idrogeno grigio, gli scarti di questo lavoro di produzione vengono buttati in atmosfera, la CO2 viene buttata in atmosfera. Si può fare la stessa cosa con carbone e vapor d'acqua, di nuovo CO2 in atmosfera. Si possono invece utilizzare rinnovabili, quindi la CO2 non entra in gioco direttamente. Oppure si potrebbe utilizzare anche l'elettricità da nucleare. In Italia non abbiamo nucleare, questa opzione la dobbiamo abbandonare perché abbiamo il problema climatico, resta quella delle rinnovabili. Qualcuno a dire il vero parla anche di idrogeno blu, cioè dice utilizza il metano e la CO2 che produco, però la metto nel sottosuolo, quindi non comportano emissioni. Bene, è bene sottolineare che però si tratta di una leggenda e forse tale rimarrà per sempre, perché il sequestro di carbonio in grandissime quantità, le quantità che sarebbero necessarie per fare quantità importanti di idrogeno, non c'è, non esiste e non esisterà per lunghissimo tempo. Con l'idrogeno cosa possiamo fare? Lo possiamo bruciare, ma non è una grande idea. Fare tutta questa fatica per fare il prezioso idrogeno, poi bruciarlo come volgare metano, non è proprio il massimo. Un'idea migliore è quella di produrre elettricità. Servono dispositivi noti come celle a combustibile, in cui io inserisco l'idrogeno, l'elettrone viene strappato e va a alimentare un circuito esterno, lo ione H+, si va a combinare con l'ossigeno e formare acqua. La cella a combustibile sta sotto il cofano delle auto a idrogeno. C'è un'auto elettriche, dove però non c'è una batteria ma c'è un contenitore di idrogeno. Poi possiamo utilizzare anche l'idrogeno nell'industria pesante come riducente chimico, ad esempio nelle acciaierie per separare il ferro dall'ossigeno, si utilizza tipicamente carbone, potremmo utilizzare idrogeno. Purtroppo, come dicevo, ci sono problemi di efficienza. Se andiamo a confrontare l'efficienza complessiva di un'auto elettrica verso un'auto a idrogeno, questa è l'elettrica a sinistra con l'idrogeno a destra, senza entrare nei dettagli dei vari passaggi, se ho 100 unità di elettricità rinnovabile disponibile per far andare un'auto elettrica, alla fine alle ruote ne arriva circa il 77%. Mentre se questa stessa elettricità rinnovabile la utilizzo per fare idrogeno, far andare una macchina a cella combustibile, l'efficienza finale è del 30%, meno della metà. Quindi se usiamo l'idrogeno, ricordiamoci che è una risorsa preziosa e quindi l'efficienza è importante, dobbiamo utilizzarla nel modo più razionale possibile. Poi c'è il problema del trasporto e su questo vedo purtroppo e sento tanta faciloneria. Allora, l'idrogeno è più infiammabile ed esplosivo del metano, più facilmente infiammabile ed esplosivo. Nel tempo rende più fragili i metalli con cui è a contatto, ad esempio, quelli dei gasdotti. Quindi l'idrogeno è piccolo, si va facilmente a infilare nella struttura metallica e rende il metallo più fragile. Si potrebbe fare una rete di trasporto dedicata con acciai speciali, ma avrebbe un costo proibitivo con gli attuali standard di sicurezza. Comprimere idrogeno costa 3 volte più energia che comprimere metano a parità di energia spostata, quindi questo è un'ulteriore inefficienza che inseriamo.
può essere ragionevolmente mescolata al metano in una frazione fino al 20%, si potrebbero utilizzare con buona approssimazione le tubazioni metanodotti esistenti, però il problema è che facendo così dovremmo bruciarlo come il metano, di nuovo, ripeto, non è un uso particolarmente razionale. È assolutamente sconsigliabile per ragioni di sicurezza utilizzare una miscela con metano al 50%, superiore al 50% da mettere nei tubi, ed è assolutamente impensabile utilizzare la rete esistente di trasporto del metano, che talvolta è vecchia di decenni, per inserirvi dentro idrogeno. Questa è una cosa che io vedo affermata in giro, ma francamente mi lascia molto perplesso. Poi l'idrogeno, se usato al 100%, andrebbe odorizzato per ragioni di sicurezza, come facciamo col metano, e questo avrebbe impatti notevoli nell'utilizzo delle fuel cells che richiedono idrogeno assolutamente puro. Per farlo serve tanta energia e fortunatamente poca acqua. Prendiamo ad esempio 70 milioni di tonnellate, che è l'ammontare di idrogeno che viene oggi fabbricato in impianti dedicati per fare idrogeno nel mondo. Se noi lo utilizzassimo non per fare ammoniaca e quindi fertilizzanti come facciamo oggi idrogenazione nelle raffinerie, ma lo utilizzassimo per far andare auto ad idrogeno, possiamo stimare che circa alimenteremo 500 milioni di auto a idrogeno con 70 megatonnellate all'anno. Quindi faremo andare per un anno 500 milioni di automobili, circa metà della flotta mondiale. Se fosse prodotta al 100% da elettrolisi di acqua, servirebbero questa quantità di elettricità, 3,7 petawattora, che corrispondono al 15% della produzione mondiale globale di elettricità o sei volte l'attuale produzione di fotovoltaico. Quindi dovremmo produrre un'enorme quantità di elettricità solo per produrre 70 miseri milioni di tonnellate di idrogeno. Dico miseri perché a noi servirebbero quantità molto più elevate per avere un impatto nel sistema energetico globale. Quindi questo non è una buona notizia. Invece la buona notizia è che l'acqua che ci servirebbe per produrre tutto questo idrogeno corrisponderebbe a meno dell'1% del consumo annuale della UE. Quindi tanta energia, poca acqua. Quindi l'idrogeno sì, è una prospettiva interessante come vettore di energia, ma occorrono enormi surplus di elettricità rinnovabili che ora non abbiamo, non avremo nei prossimi 10 anni sicuramente. Quindi l'idrogeno nella corsa da qui al 2030 non contribuirà in modo significativo alla transizione energetica. Questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Dicevo che c'è chi dice possiamo fare idrogeno confinando la CO2 nel sottosuolo, lo si può fare mettendola in giacimenti esauriti di petrolio e gas, in acquiferi salini, vari posti geologicamente parlando. Presa da dove? Una strategia è quella di prenderla dall'atmosfera. L'atmosfera è molto diluita, abbastanza diluita per distruggere il clima, ma poco diluita per essere estratta con efficienza. Questo è un dispositivo dimostrativo in Islanda, di questa azienda. Ecco, questo dispositivo dimostrativo sottrae dall'atmosfera 50 tonnellate all'anno. Sono quantità ancora lontanissime da un uso pratico, perché noi, pensate, dovremmo rimuovere 2 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 per 50 anni, almeno 2 miliardi di tonnellate, per rimanere entro un grado e mezzo. E quindi siamo lontanissimi da qualsiasi prospettiva di questa tecnologia. Tra l'altro il costo di questa DAC, che è l'acronimo per la cattura diretta in inglese, sarebbe paragonabile a quello del petrolio, con la differenza che il petrolio è un prodotto utile e che ha un valore di mercato, mentre la CO2 non servirebbe a niente, servirebbe solo per essere confinata nel sottosuolo e dimenticata. Quindi la domanda brutalmente è, ma scusate, chi paga tutto questo per un gas che non serve a nulla? E questo è un altro enorme problema. Poi c'è l'enorme costo energetico di questa operazione, perché per rimuovere 1 miliardo di tonnellate servirebbero 400 gigawatt di potenza elettrica, che è 8 volte la potenza di picco italiana. E ovviamente se io devo utilizzare elettricità per mettere nel sottosuolo CO2 che ho prodotto ad esempio con una centrale a carbone, allora tanto vale che io invece di produrre col carbone utilizzi direttamente quell'elettricità rinnovabile che mi serve per buttare nel sottosuolo, altrimenti la cosa non ha senso, direttamente la mette in rete al posto dell'elettricità prodotta col carbone. Quindi, insomma, sostanzialmente è evidente che non è un'operazione particolarmente razionale. Ci sono vari insuccessi nel mondo che si accumulano, l'ultimissimo in Australia, il più grande impianto del mondo, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, spesi tanti soldi già senza alcun risultato.
La transizione energetica ha molti colli di bottiglia, non ho tempo di parlare di tutti, ne accenno uno solo, che è quello materiale. Questa è una tavola periodica che a me piace molto, ce l'ho sempre qui alle mie spalle. Gli elementi chimici sono rappresentati tanto grandi quanto è l'abbondanza relativa sulla crosta terrestre. I colori rappresentano il nostro uso, cioè quelli verdi sono quelli per i quali, continuando a utilizzarli in questo modo, non abbiamo problemi di disponibilità prevedibili nei prossimi secoli. Quelli rossi, invece, possiamo immaginare problemi di disponibilità già nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo essere molto attenti perché la Terra è fatta in questo modo, non possiamo andare a prelevare elementi chimici da un'altra parte, purtroppo. E le rinnovabili sono ad alta intensità materiale, quindi da un lato abbiamo un grande input energetico, la luce, migliaia di volte il nostro fabbisogno, ma che come tale serve a poco, deve essere convertita e accumulata. In altre parole, bisogna produrre pale eoliche, pannelli fotovoltaici, batterie e così via. E quindi noi dovremmo continuare a grattare la crosta terrestre nel nuovo sistema energetico rinnovabile. Prima lo facevamo e lo facciamo ancora con i combustibili fossili per cercare petrolio, carbone e gas, dovremmo continuare a farlo per cercare risorse minerali. Con la prospettiva però di cambiare paradigma economico, cioè le risorse minerarie che noi estraiamo non le dovremmo buttare via come facciamo con la CO2 in atmosfera disinteressandocene. Quindi noi dobbiamo uscire dall'economia lineare, che è quella che descrivevo prima dell'autodiesel, e andare verso un'economia circolare, per cui la batteria dell'auto elettrica alla fine della sua vita sia integralmente riciclata, cosa che già si fa e già si può fare, in modo tale che il litio della mia batteria, della mia auto, possa essere utilizzato da mio figlio o da mio nipote. Quindi sono fondamentali le tre R che vedete indicate qui per andare verso la transizione energetica. Senza queste tre R non c'è transizione energetica che tenga. Riassumendo, breve riassunto dei punti chiave, per fare la transizione energetica veloce dobbiamo elettrificare il più possibile, perché l'elettricità è molto efficiente. Dobbiamo efficientare di più, utilizzando l'elettricità naturalmente, ma anche cambiando il modo con cui costruiamo le case. Le nostre case sono dei colabrodi, questo non va bene, i nostri edifici in generale lo sono. Dobbiamo aumentare grandemente la potenza elettrica rinnovabile, sia perché ci serve, sia perché dobbiamo fare idrogeno che ci può fare molto comodo. Dobbiamo utilizzare razionalmente le biomasse, non ho parlato di questo, anche questo è una grande risorsa a disposizione, ma devono essere usate in maniera sensata. Dobbiamo uscire dai combustibili fossili senza cercare scorciatoie, perché non ci sono scorciatoie, le strade dell'emissione del carbonio nel sottosuolo sono irrazionali, come ho cercato brevissimamente di spiegare. E in tutto questo il legislatore ha un ruolo chiave, perché dobbiamo cambiare tante cose, dobbiamo cambiare il modo in cui, ad esempio, diamo gli incentivi e i sussidi. C'è ancora un'enorme quantità di sussidi ai combustibili fossili che devono essere spostati alle energie rinnovabili. E via tante altre cose che dobbiamo fare. Se volete approfondire gli argomenti che ho cercato velocemente di trattare, vi posso raccomandare la lettura di Energia per l'astronave Terra, scritto con Vincenzo Balzani qualche anno fa. Questo più recente che ho scritto ed è uscito nel 2020, Emergenza Energia, non abbiamo più tempo, e anche su Sapere, la rivista scientifica che ho l'onore di dirigere, trattiamo spesso gli argomenti della sostenibilità e della transizione energetica. Io in questo modo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, spero che abbiate eventualmente la possibilità e l'opportunità di approfondire questi temi. Intanto vi saluto e vi ringrazio.